Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, io non ho mai fatto delle reaction a questi video qua, perché ci ho sempre avuto un po' d'ansia. Però oggi mi sono preso di coraggio e ho detto: tanto ci sono le mie volpi che mi fanno compagnia. Lasciate like, intanto iscrivetevi nel dubbio se non siete ancora iscritti, perché ragazzi, neanche ve lo dico, ormai gufosaggio praticamente è un must. 15 cose spaventose trovate su Google Maps. Vedremo. Ciao e benvenuti ad un nuovo video. Salve. Google Maps è un servizio di mappe online di Google che ti... Chi non lo sa vive sottoterra. Permette, cioè, di esplorare il mondo intero comodamente da casa tua. Vero. Ma mentre ti guardi intorno può anche diventare... Io raga, a Milano lo uso sempre. ...pare piuttosto spaventoso. Alcune persone hanno trovato infatti cose inquietanti e inaspettate. Tipo? Oggi ti trovate su Google Maps. Sei nuovo al canale? Sei nuovo al canale? Eh no, perché reacto ai tuoi video da quando sono nato. A volte, se guardi su Google Maps, potresti vedere persone che portano a spasso i loro cani o bambini che giocano per... Certo, vabbè, è vero, perché alla fine è una macchina quella che strada, fa le foto, quindi ma è normale. Questa persona ha trovato due gemelli che camminavano lungo la sponda del fiume con un aspetto What? Piuttosto sinistro. Madonna, sì, ma che brutto. Se guardi da vicino, vedrai che sono terribilmente identici. Ovviamente. Sì, letteralmente. Anche questo ha senso con i gemelli, ma... Sì, direi. Questi indossano anche lo stesso vestito. Ma guarda che in realtà dipende. Tipo, raga, da me al sud, dove abitavo io prima, dove sono nato, si usa che i gemelli si vestono uguali. Hanno gli stessi capelli e camminano in perfetta sincronia. Ma come fanno? Scusami, se Google Maps è un'immagine, mica un video, come fai a sapere? Ma la cosa più terrificante di tutte è che i gemelli... Sì, effettivamente sembra proprio ritagliato e copiato qua. E guardano entrambi nella fotocamera, come se... E questa è la cosa più inquietante. Stessero fissando te. Boh, io c'ho sonno, tra poco me ne vado a dormire, ma chi se ne frega dei gemelli, boh. Numero 14. Vai. In questo caso, Google Maps... Ma che è? ...è stato utilizzato per localizzare un tesoro perduto da tempo. Nel Cosa? 2003, la SS Yassim, un traghetto mercantile boliviano, è affondato in modo molto misterioso sulla Wingate Reef, al largo delle coste del Sudan. Per anni è stato completamente perso dal mondo, finché all'improvviso era di nuovo lì. Infatti, Google Maps l'ha visto come una colossale nave bianca distesa su un fianco. E quindi c'era tutto il tesoro lì dentro? Ancora nella stessa posizione di quando è affondato. Wow! Che figata, chissà se hanno preso il tesoro. Numero 13. Nel 2007 le persone furono giustamente scioccate quando... Ah, questo è il motivo per cui avete cliccato la copertina, lo so io! Google Maps scoprì qualcosa a Sadr City, un sobborgo di Baghdad in Iraq. Era infatti un intero lago di colore... Ah no, ok, no, non è questo. ...e rosso. Sembrava inquietante perché il lago era come essere pieno di sangue. Ma veramente? Altre persone hanno detto che potrebbero essere liquami o pure dell'acqua inquinata. E beh, che cos'è, se no, scusami, un lago di sangue mi sembra esagerato. Ma la gente del posto disse che i macelli iracheni nelle vicinanze spesso scaricavano del sangue nel lago attraverso le loro acque reflue. Ma come? Abbastanza inquietante trovare qualcosa del genere su Google Maps, non credi? Cioè, praticamente ti facevi il bagno nel sangue di maiale lì in mezzo? Che schifo! Numero 12. Onestamente, nessuno sapeva cosa stessero guardando quando hanno trovato questa foto inquietante su Google Maps. Ma che è? A prima vista... È un campo di grano? Queste figure sembrano umanoidi. Potrebbe certamente essere così, almeno se fossero di dimensioni normali. Ma queste... Sono abnormi. ...forme, tuttavia, sembrano essere molto più grandi di quanto si pensasse in precedenza. Cioè? Da allora hanno iniziato a formarsi teorie su quali potrebbero essere davvero queste cifre. Una teoria pensa ai lavori agricoli, mentre altre persone dicono che le forme potrebbero essere angeli o addirittura forse anche alieni. Alieni sicuro sono. Sicuro. Il mio numero l'11. Numero 11. Vediamo. Vai. Scusatemi, non numero ma dubero. Un ragazzo di nome Jason Klein ha condiviso una scoperta sbalorditiva che ha trovato su Google Maps dopo aver esplorato i deserti del Nevada. Invece di trovare solo sabbia, in una città deserta e desolata di Rhyolite, ha trovato qualcosa che avrebbe potuto uscire direttamente da un film dell'orrore. Madonna! Vale a dire, ha trovato un gruppo di figure vestite di bianco con cappucci e le ha descritte come se fossero nel mezzo di una strana cerimonia. Sì, ma sono delle statue, non c'è nessuno dentro, non vedi che sono vuote? In bianco con cappucci. Cioè, fanno un po' paura, ma sono statue. E le ha descritte come se fossero nel mezzo di una strana cerimonia. Madonna. Tuttavia, alcune persone pensano che siano statue. Sì, sono vuote dentro. Tu cosa ne pensi? È quello che pensano le altre persone. Facci sapere nei commenti.
Numero 10. Vai. Hai mai avuto un incubo su Pennywise? No, perché nonostante, raga, molti faccia paura, a me IT il clown non m'ha mai fatto paura. Ho visto tutti i film. Allora, l'horror è il mio genere preferito, quindi è difficile che io riesca ad avere paura con un film horror. Però, raga, boh, a me non... Pagliaccio inquietante del film horror IT? Sì. Se è così, per favore distogli lo sguardo. E addirittura hanno visto un clown... Che a quanto pare Pennywise esiste anche nella vita reale. Ma gufo saggio, ti prego, non le dire ste cose che mi terrorizzi, fan. Qualcuno ha trovato un clown su Google Maps. Cosa? Che si nascondeva in una fogna. La domanda, ovviamente, è se questo potrebbe essere reale. Ma non credo, dai. O qualcuno... Come fate ad entrare lì dentro? Magari ha aggiunto il clown usando Photoshop. Sicuro, sicuro. Speriamo solo che sia così. Ma certo che è così. Numero 9. Un giorno, mentre esplorava la città americana di Memphis su Google Maps, trovò un messaggio inquietante su un edificio. Come puoi vedere, il testo diceva Vieni qua e gioca con me. A giocare. Ok. Tuttavia, chi ha accettato questo invito non è chiaro. Fortunatamente il mistero è stato risolto piuttosto rapidamente. E cioè? Il messaggio è stato scritto sopra il Peabody Place Center, che è tipo una sala giochi, un centro commerciale che è aperto nel 2001. Quindi probabilmente il messaggio era solamente una trovata pubblicitaria. Ok. Mi piace il fatto che tipo prima ti fa cagare addosso e poi ti dice raga alla fine era una cavolata. Numero 8. Però intanto ti mette tipo l'ansia lui, no? Mi piace questo modo. Quando questa persona guardò in giro su Google Maps. Ecco, questo è il motivo per cui avete cliccato la copertina, ragazzi. Nella città olandese di Almere trovo qualcosa di raccapricciante. Come possiamo vedere, si... Cioè, ma questo è veramente... Sembra che sia stato commesso un crimine e la persona abbia lasciato una traccia. Ma una traccia? Fortunatamente è diventato presto chiaro che questa scia era solamente l'acqua di un cane. E la... Ma come? Parte oscura sul molo sarebbero due persone e il cane stesso. All'epoca l'immagine fece il giro del mondo, ma fortunatamente era solamente un inganno visivo. Non lo so, Non lo so, magari vogliono farci credere. Numero che 7. Sia così. Immagina di guidare su strada e sopra le... Gesù e Maria o un angelo? Non vuole, vedi qualcosa che ti fa frenare. Gli occhi di un utente di Google Maps hanno effettivamente trovato qualcosa che sembrava due figure. Ma che stai, dai, ma che di, mamma, gliele ha appiccicati con le figurine dei polaretti, Le persone si sono affrettate a sottolineare che le due figure sembravano essere Madre Maria e Gesù. I loro contorni, secondo loro, aleggiavano su una strada trafficata in Svizzera. Maria sembra essere ammantata con una svolazzante veste bianca e rosa con il capochino. È vero. Tuttavia, alcune persone hanno anche attribuito l'apparizione a un angelo, mentre altri hanno pensato che si fosse trattato di un errore nel software. Cosa Ragazzi, ne voi pensi? Che ne pensate? Ragazzi, la numero 6 l'abbiamo tagliata perché, c'era un po' una roba che non volevo farvi vedere, quindi... Cioè, non mi piace quello che ha fatto vedere, quindi andiamo direttamente alla numero 5. Vai. Secondo la storia che segue, un gigante... Ma che è un gigante? Gigante inquietante sorgerebbe dalla terra, dietro alcune case residenziali. Ma fortunatamente non è così. È solo un'opera d'arte creata da James Boyle. Però nel frattempo ci ha detto che... famigerato gangster degli anni 70. Ah. Ha lasciato il crimine alle spalle e ha deciso di ricorrere all'arte. Bello! Ha chiamato il gigante gentile che condivide e si prende cura. Questo gigante era basato sul libro di Jonathan Swift del 1726, intitolato I viaggi di Gulliver. Bello, raga, bellissimo quel libro. Numero 4. Molto figo, molto figo. Se stai camminando nelle aree rurali dell'Australia occidentale, tra il... Non ci vado in Australia, madonna! Parco nazionale di Badgingara e la riserva naturale di Wogondera... Sì, che sarà piena di ragni. Potresti imbatterti in questo strano triangolo nel deserto. Cioè? Le sue inconfondibili luci e forme, il triangolo si è guadagnato molto rapidamente lo status di hotspot UFO. Alcune persone pensano che un UFO sia effettivamente atterrato qui. Da allora il triangolo è misteriosamente scomparso dal campo, oppure è stato rimosso dalla mappa. Cioè, l'hanno trovato su Google Maps questo? Oggi lo spot viene chiamato The Hidden Triangle. Aia, il triangolo nascosto. Numero 3. Vediamo in top 3.
Di solito puoi incontrare i piccioni nelle grandi piazze delle aree urbane, tipo in Duomo a Milano. Ma ciò che questa persona ha trovato su Google Maps non sono piccioni, ma... Cioè? Persone piccioni. Cosa? Sì, hai sentito bene. Persone piccioni? Gente vestita da piccione. Un giorno, alcune persone in Giappone hanno aperto il Google Maps. Ma perché l'hanno fatto? E hanno trovato due file di persone che indossavano maschere da piccione. Ma il motivo di cui questo... La parte più inquietante è che i piccioni stavano guardando dritto nella telecamera. Ma non è che stavano guardando, cioè la maschera c'ha gli occhi disegnati, non è che... La presenza di questi piccioni è stata successivamente attribuita come scherzo da un gruppo... Sì, direi. ...di studenti di un vicino liceo artistico. Capisco, sì, ma quello di Google Maps che gli ha fatto la foto, scusatemi. Cioè... Numero 2. Probabilmente hai sentito parlare di un portale per l'inferno. No, sinceramente mai, non è che... Non è chiaro se esistano davvero, ma secondo alcune persone ne hanno trovato uno su Google Maps a New Baltimora, nello... Cioè? ...stato di New York. L'immagine mostra una casa deformata con, per usare un eufemismo, un aspetto sinistro. Non Madonna. Sappiamo se la casa sia infestata o se sia stato solamente un problema tecnico dell'app. Sì, credo che sia così in realtà. Ma se questo è davvero l'aspetto di un portale per l'inferno, è piuttosto inquietante. A me sembra tipo un bug di The Sims in realtà, però vabbè, ognuno lo interpreta a modo suo, cioè... Numero interpreta. Uno. Vai. Alcuni monumenti o luoghi del... Il Badlands Guardian. Il mondo non puoi vederli, a meno che non guardi dall'alto in basso. Alcuni monumenti o luoghi del mondo non puoi vederli, giusto, a meno che non guardi dall'alto in basso. Il Badlands Guardian, noto anche come Indian Head, rientra in questa categoria. Questa incredibile formazione rocciosa si... Ah, perché è gigantesco e quindi lo riesci a vedere solo dall'alto. Trova vicino a Medicine Hat in Alberta, Canada. Okay. E che tu... In Alberta. Ti credo o no, sembra del tutto naturale, oppure una meraviglia geologica molto strana. Madonna, che è stato, raga, il risultato dell'erosione. Oppure no. Alcune... Incredibile. Le persone suggeriscono che un tempo fosse scolpito nella terra da un'antica civiltà, ma se questo... Mai dire mai, guarda che può essere tutto, eh. Questo è il caso, allora è abbastanza strano che la figura sembri indossare anche le cuffie per... Ma come le cuffie? Che ovviamente all'epoca non esistevano. Direi. Hai mai guardato in giro su Google Maps? Ma allora, io, raga, personalmente Google Maps lo uso ogni tanto per vedere come è ridotta la mia città, tipo vecchia, quella in cui abitavo prima, dove sono nato, se tipo cambia qualcosa, però per il resto no. Voi lo utilizzate, però, raga, lo uso praticamente qua per Milano, per spostarmi, magari per andare in posti nuovi, così. Voi lo usate nella vostra città o lo usate per altro? Fatevi sapere nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima. Vi mando un bacino, un cuoricino. Ciao a tutti.